Laura. Gianluca, tu sei l'insegnante della scuola di Energeia, la prima scuola italiana per terapeuti esoterici della sede di Torino. Che cos'è Energeia, Gianluca? Allora, Energeia, detto sinteticamente, è una scuola di saggezza, cioè una di quelle scuole che sono sempre esistite e che da tempo immemorabile aiutano l'essere umano a conseguire il più grande dei raggiungimenti, ovvero riuscire a imparare ad attraversare la vita facendosi condizionare sempre meno da quelli che sono gli eventi esterni. Quindi riuscire a imparare, come si dice, a vivere stabilmente nella gioia. Che cosa si fa ad Energeia? Ad Energeia si lavora su di sé. Perché questo? Perché l'antica saggezza dice che è possibile arrivare a conseguire una gioia stabile, una serenità duratura, a patto però che si compia un'alchimia interiore. Perché gli insegnamenti affermano che è ciò che di negativo abbiamo ancora dentro di noi che causa quello che noi chiamiamo malessere, disarmonia, piuttosto che malattia. Un esempio semplice: quando qualcuno ci fa arrabbiare, è molto probabile che quella persona non si stia comportando bene, però di fatto fa arrabbiare noi, il che significa che noi emettiamo della rabbia, il che significa ancora che se per ipotesi non avessimo più della rabbia dentro di noi, il potere di quella persona di farci arrabbiare non ci sarebbe più. E allora a questo punto l'unico modo è quello di lavorare su se stessi e riuscire in questo caso a sradicare quella che è chiamata l'energia della rabbia. Naturalmente questo vale per qualsiasi tipo di emozione, di sentimento, di pensiero negativo. I metodi che si utilizzano sono sostanzialmente due. Il primo consiste nel portare a galla quella che è la nostra distruttività residua, frutto di tutte le vite che abbiamo trascorso. E la seconda è quella di accostare a questa distruttività una positività che arriva, potremmo dire, dai piani più elevati della vita. Semplice a dirsi, meno facile a farsi. Sì, posso immaginare. Quali sono le doti per iscriversi alla scuola? Allora, le doti sono principalmente due. La prima potremmo chiamarla un'ardente aspirazione, il che significa che la persona che si iscrive a Energeia come a un'altra scuola di saggezza deve desiderare fortemente di prendere in mano la propria vita per stare meglio. Quindi deve essere, detto semplicemente, deve essere stufo di stare peggio. E la seconda è un'intensa determinazione, perché si affronta il più temibile di tutti i nemici, cioè noi stessi. Chi è il suo fondatore? Fondatore di Energeia è Massimo Ordolfi, il dottor Massimo Ordolfi. Di lui mi sento di dire principalmente due cose. La prima è che è una biblioteca con 3.000 volumi, il che la dice lunga riguardo al suo amore per la conoscenza in generale e in particolare per la conoscenza esoterica. E la seconda è che questi libri non li ha soltanto letti, ma li ha sperimentati. E c'è una grande differenza, perché un conto è leggere qualcosa e sentirsi in risonanza con quello che si legge e quindi poi affermarlo. Altra cosa invece è sperimentare quello che in un testo di saggezza è scritto, da un'altra forza. Quando è stata fondata Energeia? Energeia è stata fondata nel 1996, quindi ormai sul territorio italiano esiste da più di 15 anni. Da chi è tenuta oggi? Fino al 2006 Massimo Ordolfi era stato l'unico insegnante della scuola, nonché fondatore, e qualche anno fa ha deciso di formare un team di insegnanti in maniera tale da poterla rendere disponibile su più sedi italiane. E così è stato, perché siamo a 8. E in Italia dove sono presenti le sedi della scuola Energeia? Sono presenti a Torino, a Bergamo, a Milano, a Padova, a Modena, a Firenze, a Roma e a Lecce. E qual è la sua durata e la sua frequenza? Allora, la scuola dura 3 anni e la sua frequenza è quella di un weekend al mese. E di quale percorso più ampio fa parte? Il percorso più ampio si chiama Agniotri.
Anche questo è un percorso onnicomprensivo di tipo esoterico che ha fondato Massimo Rodolfi e in sostanza si occupa di saggezza, semplicemente fornisce dei livelli di ingresso differenziati proprio in funzione dell'aspirazione e della determinazione che la persona ha. E quindi ritroviamo al primo livello i corsi di meditazione che forniscono la strumentazione di base per cominciare l'alchimia interiore. Poi troviamo il corso di Raja Yoga che rende già più potenti questi strumenti, ma soprattutto gli associa gli insegnamenti, la teoria su quella che è la costituzione occulta dell'essere umano. Poi troviamo Energeia che è veramente il cuore di tutto il processo di trasformazione, dove vengono dati gli insegnamenti più approfonditi e gli strumenti più potenti per conseguire quel tipo di alchimia che è necessaria, no? Per arrivare a vivere stabilmente nella gioia. I tre livelli sono indipendenti, nel senso che una persona, a seconda della sua motivazione, entrerà da una parte piuttosto che da un'altra. Infine abbiamo Agniotri, che è invece, potremmo chiamarlo, il master tenuto dallo stesso Massimo Rodolfi, al quale possono invece partecipare solo le persone che si sono già diplomate alla scuola. E una buona ragione per iscriversi alla scuola? Beh, una buona ragione per iscriversi alla scuola potrebbe essere questa. Se una persona pensa a se stessa come a una nave che è in mezzo al mare e che quindi è soggetta ai momenti di bonaccia ma anche ai momenti di tempesta e aspira ardentemente a raggiungere il porto ed è fermamente determinata a raggiungerlo, beh, Energeia insegna come arrivare in quel porto. Bene, ti ringrazio Gianluca per le informazioni, a presto. Grazie a te Laura.